Spaghetti con burro, alici e lime. Poco tempo per prepararlo, pochi ingredienti, ma vi garantisco che mangiarlo sarà davvero un piacere. Prima operazione che facciamo, in una ciotola mettiamo una noce di burro che si sarà leggermente ammorbidita. E andiamo ad aggiungere 2 o 3 filetti di acciughe sott'olio. Grattugiamo all'interno mezza buccia di lime e iniziate a lavorare il tutto, prima con una forchetta se il composto risulta un pochino più duro, e quando si sarà ammorbidito continuate l'operazione con una spatola e fate amalgamare bene l'acciuga e il lime all'interno facendo sciogliere completamente il burro. Dovete ottenere un impasto omogeneo e liscio come questo. Fatta questa operazione ci dedichiamo alle alici. Dovete eliminare la lisca interna. In questo caso potete completamente separare i filetti perché non ci interessa tenerli uniti, e l'unica accortezza che dovete avere è quella di eliminare la lisca dorsale delle acciughe, che è molto piccolina, però poi potrebbe dar fastidio all'interno della pasta. In un pentolino con circa 1 litro d'acqua andate a recuperare tutti gli scarti che avete ottenuto dalle alici, le mettete all'interno. E ci spremiamo un pochino del lime e mettete il lime che è avanzato grattugiato all'interno. Accendete la fiamma e lasciate sobbollire per qualche minuto. Dopodiché aggiungete un paio di spicchi d'aglio. Da questo momento dovete lasciare a fiamma vivace per circa 20 minuti, in modo da far estrarre tutti quanti i sapori, sia dal pesce, sia dal lime che dall'aglio. Ottenuto questo brodetto di alici, lime e aglio, andate a filtrare il tutto in una ciotola per eliminare eventuali impurità e rimettete tutto all'interno del pentolino riportandolo sul fuoco. Questo ci servirà come base di preparazione per la nostra pasta. In acqua bollente, salata, andate a calare gli spaghetti, che avranno un tempo di cottura di circa di 10 minuti. Io li lascerò cuocere 7 minuti all'interno dell'acqua, dopodiché in una padella vado a recuperare 4-5 mestoli di brodo di pesce preparato in precedenza. E versiamo direttamente i spaghetti all'interno. Da questo momento inizierà una leggera risottatura della pasta in modo da far tirare fuori gli amidi e rendere il composto più cremoso. Gli ultimi 3 minuti quindi continuate a mescolare la pasta in padella e qualora fosse necessario aggiungete brodo. Un minuto prima inserite i filetti di alici che avete già deliscato in precedenza e non appena la polpa inizierà a prendere un colore bianco saranno praticamente pronti e cotti. Raggiunto il punto di cottura desiderato della pasta, spegnete la fiamma e andate ad aggiungere il burro aromatizzato alle acciughe e al lime preparato in precedenza che avete conservato in frigo. Mescolate energicamente, se necessario aggiungete anche qui un pochino d'acqua. Il risultato che dovete ottenere è una cremina, una pasta amalgamata perfettamente all'interno. Non vi resta che impiattare e servire questa delizia completando con una leggera spolverata di lime grattugiato, mi raccomando solo la buccia, qualche acciughina per completare il piatto e se preferite una leggera spolverata di pepe. Un piatto fresco, leggero, aromatico e dal sapore davvero eccezionale. Vi consiglio vivamente di farlo e con voi ci rivediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao a tutti!